Giovedì Santo, memoria dell'ultima cena. Per tutto il primo millennio della storia della Chiesa è stato chiaro che quando si parlava di corpo di Cristo non si faceva riferimento tanto al pane consacrato quanto alla comunità cristiana. Ed ecco che oggi il corpo di Cristo, la comunità cristiana, è veramente spezzata in tanti appartamenti. Non possiamo ritrovarci insieme a celebrare la cena del Signore. Eppure il Giovedì Santo ci rivela che quando il corpo di Cristo viene spezzato è per una comunione ancora più profonda. E allora auguro a me e a ciascuno di voi che questo Giovedì Santo ci doni una comunione più forte di qualunque separazione.